Sapete qual è la differenza fra fisiatra e ortopedico? Ancora in tanti me lo chiedete, in tanti mi chiedete qual è la differenza, perché esiste il fisiatra, perché esiste l'ortopedico. Allora, la differenza è semplice, sono due figure mediche che si occupano tutte e due della ortopedia, di tutte le patologie ortopediche. L'ortopedico si occupa della parte chirurgica, il fisiatra della parte medica, appunto di tutte le patologie ortopediche. Questa è una differenza sostanziale, una differenza fondamentale. È come avere il cardiologo e il cardiochirurgo, il neurologo e il neurochirurgo. Quindi sono delle figure tutte e due importanti, che si occupano di tutta quella che è tutte quelle che sono le patologie ortopediche. Uno in un ambito medico, l'altro in un ambito chirurgico. Perché è fondamentale questa differenza? Perché è fondamentale? Perché la cosa più importante, quello lo diciamo anche ai colleghi e medici di famiglia, quello che diciamo da anni, la prima visita da fare quando io ho un dolore che non è di origine traumatica, quindi perché c'è l'ortopedico è anche un traumatologo, quindi se io ho un trauma mi devo rivolgere direttamente all'ortopedico. Nei dolori invece che insorgono, magari alzandomi la mattina senza un trauma, un dolore al ginocchio che inizia piano piano senza un motivo, la spalla che si blocca, tutte le varie patologie della colonna vertebrale, in cui io ho un blocco, un famoso colpo della strega, tutto quello che possono essere dei sintomi senza trauma, che sono la maggior parte, la prima cosa da fare è la visita specialistica fisiatrica. È sempre prima il fisiatra che valuta il paziente. E poi sarà il fisiatra a decidere se fare degli accertamenti, se fare una risonanza e se eventualmente mandare il paziente dal chirurgo ortopedico. Andare, perché se vedi che è una patologia che deve essere indirizzata in un ambito chirurgico, allora lì dovrà mandarlo in un ambito ortopedico. Mai fare il contrario, purtroppo ancora adesso vediamo troppo, un errore di percorso proprio della cura. Se io ho un affanno, un problema al cuore, un dolore al cuore, vado prima dal cardiologo, poi sarà il cardiologo casomai a mandarmi dal cardiochirurgo. In ambito ortopedico questo non succede. E non va bene, e non va bene, perché sbagliamo percorso. Molte volte l'ortopedico è costretto a prescrivere delle fisioterapie, perché magari il paziente non ha nulla di chirurgico e prescrive giustamente della fisioterapia, pur non essendo fisiatra, perché poi fa difficoltà a rimandarlo al fisiatra e dire guarda, non hai nulla di chirurgico, vai da un fisiatra. Dovrebbe essere così, ma non si fa. Non si fa. Quindi la cosa più logica è sempre prima una visita fisiatrica. Sarà il fisiatra che nel 90% dei casi riesce a curare le patologie ortopediche senza ricorrere all'intervento, con un programma riabilitativo già mirato e specifico. Quindi vede quanto tempo si accorcia, quanto tempo riusciamo ad abbreviare, che il tempo è importante in un percorso di cura. Molte volte invece arriva il paziente che ha perso un mese per fare una risonanza, un altro mese per fare una visita ortopedica e poi finalmente, dopo 3 mesi, magari riesce a fare una visita fisiatrica. Quindi questa malattia è andata avanti per 3 mesi, cosa che si può e si deve evitare. Anche perché questo è l'indirizzo. Poi sarà il fisiatra, nel caso, vi ripeto, ci sarà nei pochi casi, nel 10% dei casi in cui ho una patologia che devo per forza operare, perché purtroppo devo operare, a indirizzare appunto il paziente dall'ortopedico. Dice è una condizione che va trattata chirurgicamente, si deve andare da un ortopedico. Quindi questo è un video importante, condividetelo, mandiamo questo messaggio, abbreviamo i tempi di cura, di diagnosi soprattutto. Non aspettiamo una risonanza, non aspettiamo di fare una risonanza. Sarà poi il fisiatra a decidere se è opportuna una risonanza, una radiografia, un attacco, un'ecografia, oppure non serve nulla. L'esame serve allo specialista, non serve alla persona.
La diagnosi la fa il medico, servendosi di alcune risonanze, servendosi di alcuni esami, ma la diagnosi è sempre clinica, la fa sempre lo specialista e la deve fare il fisiatra, perché il 90% delle patologie ortopediche, per fortuna, sono non operabili, non si operano. E quindi il percorso di cura è molto semplice. Fisiatra, poi il fisiatra indirizzerà. Fare alcuni accertamenti, risonanza o altre cose, oppure indirizzare all'ortopedico. Quindi questo si abbrevia tanto il percorso di cura. Ribadiamo, fisiatra da non confondere col fisioterapista. Fisioterapista è un dottore in fisioterapia, quindi è una laurea, diciamo, cosiddetta breve, che è una figura di supporto nella riabilitazione, importante nella riabilitazione, nella fisioterapia, nel percorso di cura, ma non nel percorso diagnostico. Non è un medico il fisioterapista. Il fisioterapista non fa diagnosi, fa una valutazione clinica, poi dopo che arriva il paziente già con una diagnosi. Allora lì può fare una valutazione funzionale e decidere insieme al fisiatra appunto il percorso da fare, sempre su un progetto del fisiatra. Quindi poi si vedono fisiatra e fisioterapista e concordano insieme un percorso. In genere è un progetto riabilitativo che nasce dal fisiatra e può essere ovviamente seguito e modificato dal fisioterapista. Una volta che è stata fatta una diagnosi dal medico, chirurgo, fisiatra. Certo, perché questi sono degli errori comuni che ancora purtroppo avvengono. Molte volte, come l'ortopedico, spesso purtroppo prescrive delle fisioterapie, un ciclo di fisioterapia, pur non sapendo nulla, non avendo studiato fisioterapia. Questo è un'altra cosa che si potrebbe evitare, sempre, sempre per fare del bene, sempre per, purtroppo per avere un miglioramento, un percorso di cura specifico per il paziente. Sono tutte cose che devono interessare il paziente. Un ortopedico ovviamente non può sapere tutto in ambito fisioterapico, così come il fisiatra non può sapere le nuove tecniche chirurgiche. Io quando vado, io mi fido direttamente del collega, io mando direttamente al collega, dici, si consiglia una visita per eventuale intervento, ma non vado a scrivere che tipo di intervento deve fare, perché è normale, le tecniche si migliorano, sarà poi l'ortopedico a decidere che tipo di tecnica usare, perché per ogni patologia esistono più tecniche chirurgiche, quindi dipende poi il chirurgo quale vuole fare. Così come in ambito fisioterapico, in ambito fisiatrico, riabilitativo, giustamente l'ortopedico non conosce tutte le metodiche riabilitative, a volte non conosce neanche la medicina manuale, le tecniche manuali, la terapia manuale, quindi magari prescriverà quello che sa, quello che conosce, che non è comunque il massimo. Questo a scapito del paziente, per cui siamo tutti, quello che dobbiamo mettere al centro del nostro percorso di cura, di tutto quello che è il nostro essere, quello che è il nostro lavoro, ci deve essere sempre il paziente, sempre la persona. Quindi noi dobbiamo agire in questo modo, in funzione appunto della persona, in modo da curarlo nel miglior modo possibile. Va bene? Io vi lascio al prossimo video.